Giuseppe Mammarella, direttore archivio storico diocesano di Termoli Larino. All'interno del volume che viene presentato oggi qui a Ripa Bottoni c'è anche un suo contributo. Sì, Don Gabriele e Gabriella Paduano mi hanno chiesto un contributo su Monsignor Tria. Monsignor Tria è stato vescovo di Larino dal 1726 al 1741, anno in cui è stato apostolo alla sua stabile dimora a Roma, dove morì 20 anni dopo, nel 1761. Ecco, Monsignor Tria è una figura molto ma molto importante. Praticamente è stato lo stesso Monsignor Tria a indurre la famiglia Frangone a porre qui a Ripa Bottoni la sua stabile dimora. Quindi nel 1730 i Frangone si sono stabiliti qui anche per decidere le sorti di questa chiesa che è monumento nazionale. Quindi è aperta al culto nel 1744 e consacrata 10 anni dopo dal successore di Tria, Monsignor De Laurentiis. Quindi Monsignor Tria, dicevo, è una figura molto ma molto importante. Poi ci sono stati naturalmente quattro figli di Paolo Frangone che nel periodo in cui era posta qui la dimora sono nati proprio qui a Ripa Bottoni. Quattro dei 10 figli di Paolo Frangone, Ippolita Ruffo. Direttore di un archivio storico, che ruolo hanno oggi gli archivi? È un ruolo importantissimo. Nell'archivio che ho l'onore di dirigere ormai da tempo sono custoditi documenti davvero preziosi che interessano tutto il Basso Molise e parte della Puglia settentrionale come Chieuti e Serra Capriola che fino all'85 facevano parte della diocesi di Larino. Comprendono anche documenti delle isole Tremiti che fino al 1938 appartenevano alla diocesi di Larino. Poi il distacco è avvenuto perché il vescovo di Larino incontrava notevoli difficoltà per raggiungere le Tremiti perché gli imbarchi in quel tempo erano posti a nord ad Ortona e a sud a Manfredonia. E quindi chiaramente c'è stato un vescovo, per esempio, del 13, Monsignor Trenta, quindi qualche anno prima del primo conflitto mondiale, che per andare alle Tremiti per una visita pastorale è tornato a Larino dopo 3 mesi, insomma. Quindi questo è stato il motivo. Quindi l'archivio è importantissimo e conserva documenti molto molto antichi. Il più antico in assoluto è del 1181 di Papa Lucio III. E poi ci sono tanti pezzi ancora della prima metà del secondo millennio, poi man mano che si va avanti, quindi in modo particolare dalla seconda metà del Cinquecento, quindi dall'epoca del Concilio di Trento fino a tutto l'Ottocento, la documentazione diventa sempre più nutrita e, ripeto, interessa tutto l'attuale Basso Molise. Thank you.
Ignazio Civetta, sindaco di Ripabottoni. La cultura oggi è protagonista qui a Ripabottoni. Sì, sicuramente oggi per Ripabottoni è una giornata da raccontare, quindi c'è stato questo gran lavoro fatto da Monsignor Tamilia e dalla dottoressa Gabriella per quanto riguarda la presentazione di questo libro. E sicuramente, insomma, oltre alla ricostruzione materiale che è avvenuta in questi anni, adesso è giusto che in questi piccoli centri si inizi a pensare anche un qualcosa come patrimonio storico e artistico di questi piccoli centri. Amici di Telemolise, questa puntata di Viaggio in Molise da Ripabottoni termina qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento al prossimo Viaggio in Molise. Vi ricordo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com.